Bene a tutti in questo nuovo video. Sono appena uscito da scuola, vabbè, ma lo faccio adesso perché con il video che vedrete non so, chiudo a breve, quindi preso alle 3. Comunque che ho fatto ieri sera, però non ho avuto il tempo di mettere. Vabbè, oggi vorrei parlare della situazione del calcio Florenzi. Adesso l'unica cosa che non so e quanto prende attualmente Florenzi, che ha 24 anni, sì, 4 anni, e non so quanto prende, però vorrebbe arrivare a prendere 3 milioni e mezzo barra 4. 4. Ultimamente si sta parlando di Juve e Inter che stanno facendo un pressing per prenderlo. Io sinceramente vi dico, diamolo, se uno offre anche 25-30 milioni per Florenzi, diamo, perché allora come terzino non è inguardabile. Effettivamente sta facendo proprio male, male, male. Quindi non si. Devo continuare con lui che fa il terzino adattato. Poi dovrebbe tornare Carlsdorp, che è stato preso la scorsa stagione per fare appunto il ruolo, cioè per essere di sostituzione a Florenzi, perché così poi Florenzi poteva essere visto qualche altro ruolo. Florenzi purtroppo non ha potuto fare, non si è potuto fare sta cosa perché il Carlsdorp si è infortunato, però adesso sta tornando. Secondo me si deve il Carlsdorp e farlo fare l'alternanza con Bruno Perez, ultimamente sta migliorando. E poi ci compriamo invece, e poi invece Florenzi lo vendiamo, perché non è che, cioè, 3 milioni e mezzo barra 4 non li prende Sì, nemmeno no, perché dovrebbero. Nemmeno Alisson, che quest'anno ha fatto il fenomeno, forse arriva a 3 milioni, se rinnova e rimane per un'altra stagione. Quindi non vedo perché, non vedo perché io, in proprietà della Roma, dovrei dare più a Florenzi, che non mi ha fatto niente di stravagante, niente, ok? Devo dare di più. Per magari c'è la possibilità di comprare. Guarda, che comunque con 25-30 milioni, se poi ci penso, personaggi come Coric, che compreremo pure, e che già si sa che lo compriamo, e altri, magari anche come, che ne so, altri come si fanno i nomi, Kluivert. Se tu vendi Florenzi, questi qua te li vendi, cioè, sì, questi qua te li compri. E poi, sinceramente, cioè, se vogliamo indebolire altre squadre, va bene, cioè. Diciamo che all'inizio magari non mi sarebbe piaciuto tanto di toglierlo, ma ultimamente sta facendo veramente male. La partita con lo Shakhtar, dove gli ha regalato il gol, là del 2-1, però veramente a partire da là non ha mai giocato bene. Poi è stata quella clamorosa azione, passa 3-1 contro il Genoa, che lui non ha passato, ha tentato di tirare con lo stesso Liverpool, non è riuscito mai a segnare. Quindi secondo me non ce lo vendiamo e ci compriamo altra gente, che sinceramente non cioè, io tenermi uno così veramente no. Poi ovviamente lui non vorrà mai, cioè lui non vorrà mai stare panchina, perché pure che vuole 3 milioni e mezzo. Pure se avessi un'idea di anche andare in nazionale in futuro, quando anche mo con Mancini andare in nazionale, non credo. Quindi io vi dico, vendiamolo, facciamoci anche i 30 milioni, ci compriamo, usiamo Carlsdorp e lo facciamo alternare con Bruno Perez e ci compriamo altri giocatori. Poi dovrebbe andare via anche uno tra Nainggolan e Strootman. Diciamo, io secondo me venderei più Strootman, perché non è tornato mai ai livelli di com'era da quando, dopo che è tornato all'infortunio. Nainggolan comunque qualche partita buona l'ha fatta, e secondo me io mi terrei Nainggolan e venderei Strootman, se devi vendere uno dei due. Alisson cerchiamo di blindarlo, stanno cercando di farlo rinnovare, perché anche poi con i mondiali il prezzo schizzerà alle stelle, perché sì, che lui sicuramente giocherà da titolare, o se no giocherà tipo una partita lui e una partita quell'altro Ederson, che credo siano gli unici due
che vengono oramai convocati, che poi ce n'era un terzo, ma che era tipo, non so, un altro, uno che è solo contento a vedere la maglia della nazionale, cioè non gioca alla fine, tipo Lobont che è il terzo nostro, vabbè. E poi forse anche Skorupski dovrebbe andare via, stanno cercando di prendere Jansson, Johnson, mi sembra che si chiama Johnson, e anche se non c'era anche stato il dia qualche giorno fa di Mirante come secondo, tanto Mirante è esperto, al Bologna ha giocato tanto e poi comunque verrebbe a giocare in una squadra più forte, cioè dovrebbe anche rimanere al Bologna, però sì, al Bologna fai il primo in cui non hai obiettivi, cioè perché praticamente il campionato quasi al 99,9% non lo vinci. E la Champions e l'Europa non la giochi, l'Europa League della Champions, la Coppa Italia non mi sembra, oppure forse fanno tipo quella roba tipo prima dei sedicesimi, però molto probabilmente la perdono, quindi io dico tutta la vita, cioè se vuole venire viene, tanto alla fine è un portiere d'esperienza, lo metti lì nella Coppa, alla fine la Coppa te lo dovrebbe far bene. Dovrebbe far bene, poi in campionato ti vanno tipo quelle squadre all'altezza, faccio l'esempio di quest'anno il Benevento. Dovrebbero essere tipo le ultime del campionato. E esatto, tipo anche per fare un esempio, non so, quelle che saliranno, però sicuramente il Parma e forse non è l'Empoli. Saranno sicuramente più forti delle altre che abbiamo visto. Quindi, non lo so, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Florenzi, dico, si può vendere? Sì. Quanto lo venderei? A un 25-30 milioni lo venderei. Che vada all'Inter, sinceramente, oramai non mi importa più. Non sta facendo bene. Non è un terzino, quindi chi se ne andasse. Fatemi sapere se volete anche altri video, anche altri argomento. Iscrivetevi perché stiamo superando, abbiamo superato 18.400 visualizzazioni totali, eh sì. E poi anche siamo arrivati a 74 iscritti, mancano 26 per arrivare ai 100. Forza, dai, così magari per fine giugno arriviamo ai 100, e così farò quello speciale che avevo promesso, se non me lo ricordate, non lo so, l'avevo promesso in un video, così. Poi farò anche un'altra cosa che mi è venuta in mente, e vabbè, quindi niente, comunque se poi c'è, andatemi a seguire anche sul profilo di Google Plus, che non metto più sotto i video, però prima lo mettevo. E,